100.000 euro per la segnaletica e altri interventi per la messa in sicurezza del tratto di superstrada tra Magenta e Mesero, ma soprattutto la richiesta dei comuni di un raddoppio della carreggiata, oggi ha un unico senso di marcia, che è la causa principale di molti degli incidenti del primo tratto della superstrada per Malpensa. Dopo l'ordine del giorno, firmato mesi fa da Umberto Maerna, arrivano per ora i fondi per i primi interventi, con la partenza dei cantieri presentati nel weekend a Magenta. Questo discorso è nato, chi vive qui lo sa, per i numerosi incidenti che su quella strada succedono in quei tratti. Negli ultimi mesi, quando ne è successo uno dietro l'altro, alla fine ci siamo posti il problema di far qualcosa. E quindi la sensibilità del Ministero su questo, con l'intervento dell'amico vice ministro Bignami, è stato decisivo, perché hanno preso coscienza della problematica e hanno predisposto una serie di lavori di messa in sicurezza. Presente anche il vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, che ha confermato la possibilità di un prossimo incontro al ministero. Il sindaco del Gobbo ha invece ribadito come i problemi dell'imbocco della superstrada siano anche le conseguenze di scelte sbagliate dell'allora giunta magentina. Auspichiamo la possibilità che si vada anche nel tratto tra Magenta e l'autostrada ad un raddoppio. Ecco, quello fu una volontà specifica di un'amministrazione di centrosinistra che, rispetto a un progetto originale che vedeva la doppia corsia e addirittura un ponte, preferì, come comune di Magenta, portare avanti la necessità di realizzare una rotonda raso con una corsia per senso di marcia. E non commento, perché chi vive nel territorio negli anni ha visto se quella è stata una scelta buona o una scelta cattiva. Il senatore Massimo Garavaglia ha ricordato invece come fin dai tempi della costruzione dell'infrastruttura ci fu una mediazione dei sindaci del territorio per avviare subito l'esproprio dei terreni, cosa che ora rende pensabile un allargamento della carreggiata. Essendo quella scelta veramente scellerata, almeno come sindaci, all'epoca seguivamo in particolare questo tema, il sottoscritto con il sindaco di Arluno Salvati e il sindaco Ferré di Bernate, e per conto di tutti i sindaci abbiamo chiesto, vabbè, ma non è che una fesseria è scritta nella pietra per sempre. Ci sarà poi un momento in cui torna la normalità e quindi verrà fatto il raddoppio e verrà fatta la prosecuzione fino a Vigevano. Finalmente torna la normalità e questo si fa, e quindi sono stati fatti gli espropri. Motivo per cui, ma uno lo può anche vedere, c'è già il terreno per fare il raddoppio già da subito.